Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, andiamo a vedere questo piccolo ordine che ho fatto da Avon dalla mia rappresentante di fiducia. Mamma mia, mi sento tanto, tanto, tanto Leonardo Marini Barbieri, mi sento dire rappresentante di fiducia. Ma comunque, adesso andiamo a vedere cosa ho acquistato. Guardate quanto è bello il sacchettino dell'Avon. Comunque, ho fatto un ordine non tanto grande, ma non è nemmeno piccolo, quindi ho voluto fare questo video. Allora, adesso prendo a pian piano quello che ho preso all'interno del sacchetto e lo guardiamo insieme. Allora, per prima cosa ho preso questo, che è un bagno doccia alla pesca e orchidea vaniglia. Allora, il colore è bellissimo, questo arancionino è fantastico. A me i bagnoschiuma dell'Avon non piacciono tanto. Adesso lo andiamo ad aprire e lo andiamo ad odorare insieme. Cioè, lo odoro io e vi dico com'è. È veramente bellissimo. Ha un odore di pesca spettacolare. Mi piace un sacco. Poi vi farò sapere nei promossi e bocciati se mi è piaciuto. È 500 ml e l'ho pagato 3,50 euro. 50 ne vale la pena secondo me perché è già 500 ml. Poi il profumo è bellissimo. Poi giustamente vi farò sapere come mi ci trovo sulla pelle. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere anche l'altro perché ne ho presi due di bagno doccia. E ho preso questo che è Aloha Monoi con cocco, fiori di tiare, shower cream, cioè sarebbe bagno crema. Mi piace un sacco il disegno che c'è sulla confezione. Questo cocco mi sa di estate. Questo anche è costato 3,50 euro. E adesso lo vado ad odorare e vi dico com'è anche questo. Allora, il profumo è molto bello, vi dico la verità. Però tra i due, per ora mi piace di più questo. Il profumo è più bello, secondo me, di questo qui. Però vi farò sapere sulla pelle, magari è diverso. Stupendi. Entrambi molto belli, ma il disegno che c'è qua mi sa proprio d'estate, è bellissimo. Poi andiamo avanti, vediamo cosa ho preso. Ok, ho preso questa, che è una spazzola da borsetta, per capirci. Adesso la apriamo e la vediamo insieme per la prima volta, perché non l'ho vista nemmeno io ancora. Da dove si apre? Non lo so. Da qui credo, sì, ecco qua. Vabbè, l'ho aperta, non mi frega niente, quindi la dovrò mettere nella borsetta. Questa spazzolina è costata pure questa 3,50 euro. Ah, c'è pure lo specchio, guardate, c'è lo specchietto, ciao, c'è lo specchietto e si apre così, poi la si richiude così e si chiude, molto molto comoda. Veramente comoda. E poi è della Advanced Technique by Avon. Non ho mai avuto una spazzola del genere e l'ho voluta prendere apposta per metterla nella mia borsetta quando magari ho i capelli lisci, più che altro perché quando sono ricci ovviamente non è che li vado a pettinare, ma se li ho lisci, magari c'è un po' di umidità, si gonfiano un po', potrei pettinarli così. Adesso andiamo avanti, vediamo cos'altro ho preso. Ok, ho preso questo, che è un correttore, e l'ho pagato pure questo 3,50 euro. Vediamo il numero. Ah, è il color Fair. E ho preso il più chiaro che c'era. Lo andiamo ad aprire insieme. È della Color Trend, sempre Avon, ovviamente. Ed è questo qui. Poi lo vedrete nei video trucchi. Io già questo lo usavo tanto tempo fa e mi ci trovavo abbastanza bene. Ho avuto l'occasione e l'ho preso di nuovo. Poi ve lo farò vedere. Poi ho preso questo che è un eyeliner ed è costato 6,99 euro. Mi sembra che è un eyeliner a penna. Questo è della linea Avon True Diverse Lines, scusate. Ah, liquido nero, eyeliner liquido nero. Eccolo qui. Wow, che bello! Che chic! Qua è c'ha il, diciamo, manico ergonomico, non so come chiamarlo.
È proprio bello da vedere. Scade dopo 3 mesi. Guardate quante. Wow! Guardate la punta, sembra quella di un'iposca. Magari poi in qualche video ve lo faccio vedere in azione, perché io difficilmente metto l'eyeliner in video perché avendo lo strabismo mi viene male metterlo attraverso uno specchio così piccolo. Infatti lo vado a mettere sempre nello specchio più grande. Ed è questo qui. Poi anche non mi va che mi vediate con gli occhi più storti. È brutto da vedere, secondo me. Però magari ci posso provare. Poi, ops, è caduto. Ho preso anche un rossettino Ultra Matte Avon. C'è il coniglietto che ci fa capire che non è testato sugli animali. Questa cosa mi fa tanto, tanto piacere. Il colore è Red Supreme. Qua c'è il codice se vi interessa. Ecco qui. Qua c'è il codice se vi interessa e lo volete ordinare anche voi. E questo rossetto è costato 5,99. È ultra matte. È un lipstick ultra matte. Adesso andiamo ad aprire insieme. Wow, già mi piace anche il pack. Guardate che bello. È un pack tutto opaco e qua è lucido. Bellissimo. Di questa linea non ne avevo nemmeno uno. Qui. Eccolo qui. Adesso apriamolo e vediamo com'è. Wow! Guardate che forma strana che ha. Sembra quasi un prisma. Adesso lo andiamo a swatchare insieme. Però prima volevo farvi vedere anche questo qua swatchato. Mi sono dimenticata di farvelo vedere. Lo vado a mettere sul dorso della mano, anche se non si dovrebbe mettere qui. Ma guardate, ecco, questo è il mio colore. Color morte. Qui ovviamente sono più scura perché le braccia sono più esposte al sole. Adesso andiamo a swatchare anche questo. Guarda, mamma mia, ma è bellissimo. Già si vede che è opaco già quando lo tiriamo fuori. Vedete, c'è scritto pure Avon qui. Mi piace un sacco il pack, veramente. Adesso lo andiamo a swatchare sul braccio. Wow, è morbidissimo. Guardate che bello. Eccolo, guardate che bel colore, veramente. È veramente molto morbido, mi piace un sacco. Questo già ve lo consiglio senza che ancora l'ho utilizzato. Bello, bello, bello questo colore, mi piace tantissimissimo. Bellissimo, questo già è approvato. Forse magari nel prossimo video lo utilizzeremo, vedremo un po'. Ok, adesso vi faccio vedere l'ultima cosa che non ho ordinato io, ma è stata la mia rappresentante di fiducia, che è stata veramente molto molto gentile, me l'ha regalato. Questo è un sapone per le mani, sono andata a leggerlo perché non lo sapevo cos'era. È un sapone per le mani, si chiama Wild Strawberry Dreams, Strawberry and Naturals Yogurt Moisturizing and Washing. Bellissimo, guardate quante fragoline, forse sa che io amo le fragole. Me lo ha regalato alle fragole. Anche questo non è testato sugli animali, mi fa veramente piacere, ma adesso lo devo andare ad annusare. Lo apro da qui sotto perché c'è anche il fermo. Guardate, c'è il fermo per non farlo aprire. Lo apro così e lo adoro. Mamma mia, è bellissimo, sa tantissimo di fragola. Mamma mia, come si sente bella la fragola. Questo non vedo l'ora di utilizzarlo, come sempre poi ve ne parlerò nei prodotti finiti del mese, quando lo testerò. Però già vi posso dire che la fragola si sente tantissimo ed essendo anche uno dei miei frutti preferiti, già so che mi piacerà un sacco, veramente un sacco. E niente, io questo è tutto l'ordine che ho fatto. Le cose che mi sono piaciute di più sono questi due, sono sincera. Mi piacciono più che altro i pack, sono fantastici. Avon sta cominciando a fare dei packaging veramente bellissimi. Anche quello di questo bagnoschiuma mi piace un sacco, quello Monoi, lo amo noi, veramente bello.
Vi dico, in totale ho speso 28,50 euro per tutto questo. Sono veramente soddisfatta di questo ordine. Poi vi farò sapere meglio, ovviamente, per questi qua nei prodotti finiti, promossi e bocciati. Per questi, li vedrete in questi tre, voglio dire, li vedrete nei miei video trucchi. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!